le famose trofie al pesto o gli spaghetti al pesto, insomma, la pasta condita al pesto è certamente un piatto che piace a molti. E allora spesso non si può avere il tempo di farci in casa il vero pesto con il basilico, magari quello di Genova. E allora spesso e volentieri, ed è giusto che sia così, si acquistano le confezioni già pronte e i vasetti già pronti di pesto. Ma allora in quel caso bisogna stare molto molto attenti e leggere l'etichetta. Dobbiamo essere attenti soprattutto all'ordine degli ingredienti, che per legge è determinato dalla presenza in percentuale nel prodotto. Quindi al primo posto ci deve essere, per quanto riguarda il pesto, l'olio extravergine di oliva. Al secondo posto ci deve essere il basilico, al terzo i pinoli e poi possono seguire i formaggi grattugiati, l'aglio e il sale. Questi sono gli ingredienti, ma soprattutto questo deve essere l'ordine. Un'indicazione molto utile che obbligatoriamente deve comparire sull'etichetta di questi prodotti è la quantità di basilico presente, espressa di solito in percentuale. Il colore del pesto deve essere verde intenso, mai deve tendere al giallognolo, mi raccomando. Fate attenzione che il prodotto sia omogeneo, non ci deve essere suddivisione nella confezione tra l'olio e il resto degli ingredienti. È meglio acquistare dei piccoli vasetti che si possono consumare di volta in volta piuttosto che prendere una confezione grande. Se però non lo usate tutto insieme, aggiungete, cioè rimboccate in pratica col vostro olio extravergine d'oliva quello che avete in casa e conservate il vasetto in frigo. Insomma, la parte verde deve essere sempre sommersa dall'olio. Ci sono in commercio molte imitazioni del pesto con una serie di ingredienti quale l'olio di semi di girasole, il basilico, le patate, lo sciroppo di glucosio, l'anacardo, il formaggio di grana padano, il formaggio pecorino romano, insomma ce ne sono davvero tanti. E quindi ci sono anche i correttori di acidità, l'acido lattico, l'aglio, ma ricordatevi appunto la prima etichetta, la prima ricetta che io vi ho dato, e cioè olio extravergine di oliva, basilico, pinoli e poi gli altri ingredienti come i formaggi. Chiaro?